Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Oggi è il 31 dicembre, è l'ultimo giorno dell'anno. Partiamo subito con i dati dei casi Covid. Ad oggi i positivi sono 220 e i contatti di caso sono 130. Come vedete, sono aumentati molto, parecchio diciamo, tutto in linea con la pandemia a livello nazionale. Il consiglio che diamo è quello di rispettare tutte le norme che vengono date per il contenimento della pandemia. Lunedì 27 ho firmato un avviso pubblico alla cittadinanza riguardo i festeggiamenti di fine anno. Invito a non usare mortaretti, botti, esplosivi per due motivi. Il primo, perché magari l'imperizia possa causare incidenti nell'utilizzo di questi esplosivi, e l'altro è per evitare di disturbare comunque i nostri amici animali. Cerchiamo di festeggiare con moderazione, visto anche il momento delicato della pandemia. E rispettiamo soprattutto anche in questo caso le normative che ci vengono date proprio per il contenimento della pandemia stessa. Domani inizia il 2022. Io vi auguro un buon inizio anno, sperando che questo anno sia davvero l'anno della ripresa e della ripartenza. Il 2021 per il nostro paese è stato sicuramente un anno difficile, legato non solo alla pandemia, ma anche al cambio dell'amministrazione comunale. Io credo sempre che un repentino e rapido cambio di amministrazione comunale, soprattutto non nei tempi previsti, non è certamente un buon segnale per l'intera cittadinanza. Mi auguro che il prossimo anno sia migliore per tutti, sotto tutti i punti di vista. Carissimi fagnanesi, buon anno e felice feste a tutti.